La città è tornata a vivere in occasione degli splendidi veglioni per festeggiare l'evento più dolce e antico d'Italia, il Carnevale. Sabato sera, al veglione della Gluppa, in un clima di divertimento e spensieratezza, circa 500 persone hanno affollato il locale della Combattente di Fano, sin dalle ore 20. Organizzata dalla Proloco, la serata ha visto la presenza di 20 gruppi che hanno partecipato al concorso che il veglione ha riservato alle mascherate. Il veglione con la Gluppa, che è ormai fermo da 2 anni e fortunatamente riparte, questa è una cosa per noi molto positiva. Abbiamo tantissime partecipazioni di persone, quindi fa capire che la gente ha voglia di partecipare a questo evento, fa capire che c'è voglia di uscire, di rivivere, di superare, diciamo, questo periodo che è stato, insomma, abbastanza negativo, ma allo stesso tempo diventa positivo perché comunque le persone hanno voglia veramente di proseguire. Quindi, e la cosa bella è comunque la Gluppa, dove la gente porterà la Gluppa da casa, ovvero il mangiare da casa, che poi verrà premiata la miglior Gluppa. Quindi confidiamo in questa riuscita di questo evento. Tra i momenti più coinvolgenti dell'evento, la sfilata dei fantasiosi gruppi di fronte alla giuria e la successiva premiazione. Il mago Telma, i figli dei Cavolfiori e gli amici di Merenda sono stati i vincitori rispettivamente della miglior mascherata, della miglior sfilata e della miglior Gluppa. Te l'aspettavi questa vittoria? Veramente non me l'aspettavo, veramente, guarda, noi perché siamo venuti qui per giocare, quindi è una cosa bellissima. Sold out anche per il veglione ufficiale organizzato dalla Carnevalesca. Durante la festa sono stati consegnati i premi per le migliori maschere singole, di coppia e di gruppo. Il principe azzurro, i quadri e le suore che hanno fatto scatenare il pubblico con l'esuberante esibizione di Sister Act si sono aggiudicati rispettivamente un orologio, una cena e un aperitivo. A seguire, la musica ha fatto ballare tutti i partecipanti fino a tarda notte.